stai proprio smanettando. Sì, d'altronde si dice sempre il bello della diretta, no? Però non è tanto bello. Non è tanto bello perché devi fare un po' troppe cose e non ci arrivo proprio fisicamente. Perché hai le braccia troppo corte. Ci vogliono delle braccia allungabili. Sì, guarda, oggi mio figlio mi ha fatto un disegno dove praticamente avevo delle gambe lunghissime, che voglio dire, per chi mi conosce non è esattamente la mia peculiarità, avere delle gambe lunghissime, però voglio dire. Vabbè, lui ti vede così probabilmente. Sì, anche con un bel corpo romboidale proprio, operoide. Vabbè, dai, però operoide, ci sta. Quanti anni ha tuo figlio? 5 anni. Allora dai, lo perdoniamo. Ma sì, sta iniziando adesso. Io disegno così ancora adesso, quindi insomma, no. Allora, dicevamo appunto, intanto ho fatto partire le telecamere, quindi effettivamente potete vederci anche su www.radiopnr.it. Tu sei un po' ovunque, perché vedrete una telecamera montata su questa enorme astronave che ha portato Andrea qui in studio da noi, e poi le altre invece che gironzoleranno un po' per lo studio. Ti dicevo, intanto appunto, adesso scherzi a parte, ti ringrazio per essere qui, perché insomma la scorsa stagione è stata un po' particolare, però come dicevamo prima, no, bisogna sempre cercare di cogliere un po' il bello anche dalle difficoltà. E mi dicevi che anche tu comunque hai vissuto abbastanza bene, tra virgolette, questo anno e mezzo un po' particolare. Sì, perché come nel precedente incontro che abbiamo avuto, era proprio il mantra era quello un po' del reinventarsi, e si è andati in quella direzione lì, quindi io diciamo che in questo anno mi sono un po' concentrato magari un po' più sulla produzione, non soltanto di cose mie. Sì. È uscito un mio disco più un singolo che è uscito settimana scorsa, ma collaborazioni anche sia a carattere internazionale, quindi vuol dire sempre che la mia collaborazione con i Clan Oxymox è una cosa che continua ad andare avanti, e ho firmato un remix per loro, per un loro EP che hanno fatto quest'anno, e quindi mi sono un po' concentrato su quelle cose lì. Ho collaborato con un altro gruppo, un duo elettro russo che si chiama Walking Icon. Ho lavorato su un progetto del bassista, anche del bassista di Invisible, che è Daniele Catalucci, che è il bassista di Virginia Miller, Giovanardi e compagnia Briscola, in un progetto che si chiama Duncan Tucano, che è un progetto di matrice funk. Vedi come spazi. Ma sì, sono andato a Venezia a fare una cosa per Sky. No, vogliamo sapere di più, non basta dire sono andato. No, c'è questo, format che si chiama Shining Venice, al quale tra l'altro hanno partecipato adesso anche De Rubertis, Omar Pedrini e Morgan anche. Io l'unico sconosciuto, mi sono imbucato, sai, come quelli che si imbucano alle feste, che è un format ideato e condotto da una mia cara amica collaboratrice che si chiama Numa Echoes. E praticamente sono concerti live più interviste all'interno di location particolari, storiche, a Venezia, quindi voglio dire. Beh, meraviglioso. Eccezionale, è stata una bellissima esperienza. L'abbiamo fatto appunto grazie a Numa, insieme al mio filo tastierista e producer bolognese, tale Gianluca Manini, detto Il Man. Il Man. Beh, anche questa è una bella esperienza, dai. Sì, ma io molto. So che tu ne hai collezionate tantissime di esperienze belle nella campo? Tua carriera. Nella tua carriera. Sì, perché, vabbè, noi appunto abbiamo già fatto questa chiacchierata lo scorso anno, ma facciamo finta di non averla fatta. Che quindi ci conosciamo. Esatto, piacere, sono Visella. Piacere, Rai 1, anche se siamo su Radio PNR. Bravissimo. 96.4, ricordiamo anche la frequenza. All'inizio è una rottura di balle. No, ma dai, ma facciamo, lo sai, a me piace fare la passeggiata, no? Così, passeggiamo. Libera. Aspetta, guarda, vorrei fare il disinvolto, non so se ci riesco, perché prima stavo rompendo il collo, ma adesso faccio no, il disinvolto. Fai il disinvolto, rilassato. Dai, cominciamo un po' a ritroso, no? Quindi partiamo un po' da quando eri bambino. Lo sai che a me piace partire da quando l'ospite era bambino. No, vabbè, io ho una vita musicale, cioè, adesso abbastanza lunga, voglio dire, insomma, perché è iniziata appunto tra fine anni 80 e inizio anni 90. Sì. Dopo tantissime collaborazioni come strumentista in su vari progetti, oltre che
progetti miei. Perché mi dicevi che tu però hai iniziato come batterista, io giusto? Sono un batterista. Poi intorno al 2008-2009 comincio anche la mia carriera come DJ. Uh-huh. E poi sostanzialmente a cavallo del 2013-2014 nasce Invisible, quindi questo personaggio nato dall'esilio come i Rolling Stones, senza essere, ma ci sono riferimenti in esilio fuori dall'Italia. Mi trovavo a lavorare come DJ all'estero e di giorno ho iniziato a comporre della musica mia, e cosa che ha visto poi la nascita del primo disco, sì, che si chiama Have You Ever Been, che è uscito tra il 2014-2015. Poi è seguito il secondo disco, si chiama Exotic White Alien, disco che poi mi ha portato a suonare anche, ma già da prima comunque, già in Europa. E da lì in poi è partito anche poi il mio percorso un po' più cospicuo verso l'estero, quindi concerti. Infatti, Germania, perché so Russia, che tu appunto sì. hai lavorato tantissimo all'estero. Sì, abbastanza, che non mi sono fatto. Ma in Russia sono tipo minorenni. Sono bannato dagli ucraini, io non posso entrare, sono tipo albano. Aia. No, in realtà perché anni fa uscì un mio singolo che era poi un remake di People Are Strange dei Doors. Sì. Tra l'altro vi consiglio, se non l'avete visto, di andare su YouTube a cercare il video perché è davvero molto bello. E quello fu appunto pubblicato da un'etichetta russa, tra l'altro. Uh-huh. E quando andammo a suonare in Russia per la prima volta a Mosca, io arrivo a sta sala concerti e vedo che c'era tutto un gruppettino di gente che vabbè, chissà cosa fanno lì. Invece poi al termine del concerto cominciamo a parlare con le persone e dicono: ma guarda, noi in realtà ti conosciamo, siamo qui per te perché ci sono, sì, infatti io totalmente ignaro della cosa e perché appunto i tuoi pezzi, infatti specie People Strange, però passava per l'FM magari di determinato tipo di canale musicale, perché tra l'altro c'è una forte retrocultura legata alla musica synth elettronica, insomma, sì. E, di gusto discutibile, e quindi evidentemente anche per mi hanno inserito nella loro playlist. E quindi infatti no perché noi in realtà ti conosciamo perché... Beh, figo, dai. Però comunque guarda, veramente io ero stato in Russia, che in realtà era ancora l'Unione Sovietica, ero stato nell'86, sì, e ci sono ritornato poi dopo 8 anni, qualche anno dopo degli anni, e effettivamente arrivato all'aeroporto, uscito dall'aeroporto, salito sul Rider, che acceso l'autoradio, la prima canzone che sentiamo è Toto Cotugno, dai. Fantastico. Quindi c'è proprio, siamo ancora lì. Quindi vive i Maneskin che hanno spodestato. Tu cosa ne pensi, esatto, di questo fenomeno, nel bene e nel male, Maneskin? Ne penso bene, voglio dire, cioè nel senso che voglio dire, cioè non è che devono impressionare me, certo, te, voglio dire, gente che magari come noi abbiamo masticato, che c'è una certa età, ma peccato che ha magari consumato, sì, quei loro riferimenti, certo, musicali. Per cui soprattutto non è nuovo quello che stanno facendo. No, però voglio dire, quello non importa. Però perché... per quelli giovani è nuovo. No, e poi secondo me è molto importante che loro hanno veramente un linguaggio che parla alla loro generazione, e quello è fondamentale. Vero. È veramente fondamentale, e secondo me anche i messaggi che stanno dando, per esempio come... Quando sono andati a suonare in Polonia, che i due ragazzi si sono baciati in pubblico, hanno dato secondo me un messaggio fortissimo su in una nazione dove tra l'altro ha qualche lieve problemino riguardante i diritti civili, sì, ultimamente. Sì, abbastanza. Quindi io ne penso bene, poi ripeto, non è che devono impressionare me, però assolutamente. Però porca miseria. Però sai cos'è? Che io vedo veramente, soprattutto da parte dei musicisti, una cattiveria, forse invidia alla fine, ma nei sì, loro confronti. Ma poi se sono poi quei boriosi di mezza età. Sì. Non quei 25 anni, 30 anni come noi, esatto, sì, che apprezzano i Maneskin. Ma no, ma sai perché? Sai
se quella spocchia, che poi in realtà è una spocchia tipica, al di là dei musicisti, che in molti casi invidia, però è tipica dei giornalisti. Perché per esempio anche i Led Zeppelin, che loro, i quali Maneskin probabilmente hanno dei riferimenti, assolutamente, i Led Zeppelin erano devastati dalla critica. Vero. Cioè il New Musical Express, NME, era, sì, cioè, quindi l'acronimo era diventato veramente l'acronimo di Enemy, perché Enemy, cioè, li stroncava in ogni cosa. Sì. E quindi, voglio dire, come diceva un tizio che racconti in qualche storia, all the world is a country. È proprio così. All the world is a country. È proprio così. Quindi ben venga. Poi anche il fatto che abbiano magari riavvicinato anche i giovani alla musica suonata. Sì, no, quello è fondamentale. Proprio perché, secondo me, poi l'aspetto, secondo me, legato al messaggio che danno, cioè quindi anche alla loro sessualità, voglio dire, che è marcata, voglio dire, quindi quello disturba, ecco. Quindi noi siamo un paese conservatore, ricordiamoci queste cose disturbano molto, e quindi sì, io li apprezzo da un punto di vista strettamente principalmente più sociale che musicale. Poi secondo me musicalmente stanno nel mazzo, voglio dire. Esattamente, cioè, poi c'è anche da dire un'altra cosa, secondo me, che per l'età che hanno fanno una musica che tutti gli altri che hanno la loro stessa età sognano. Ma se tu prendi, che ne so, i Greta Van Fleet, voglio sì, cioè, quelli mi fanno veramente sonoramente, e mi fermo. Perché okay, mentre non si possono dire parolacce, no, in diretta. Beh, sì, insomma, se riusciamo, evitiamole. Che noia, che barba. Quindi tu mi dicevi, appunto, che hai iniziato a suonare e suonavi la batteria. Sei un batterista, sì? Poi hai detto: no, mi devo portare dietro troppa roba quando suono, sì, la batteria. Allora ho detto: guarda, faccio il DJ. Infatti, poi se inquadri, praticamente ci abbiamo qui un'astronave. Voglio dire, esatto, guarda, in onda in questo momento. Ma poi perché io, poi tra l'altro, cioè io poi non sono capace, no, ma poi, tra l'altro, voglio dire, Gianluca, il mio producer, che è uno invece che ne mastica di elettronica molto meglio di me, anzi ne mastica alla grande, cioè lui va veramente in giro con la valigetta del dottore, voglio dire. No, ma assolutamente. quindi cioè lui infatti arriva lì, no, quindi, cioè, ma fantastico. Boh, infatti, quando mi vede arrivare con tutto sto stormamentario qui, dice: no, vabbè, ma se cosa fai? Cioè, sei il solito. Cioè, insomma, però è molto affascinante, effetto, la tua astronave. Fa effetto. Assolutamente. La presenti reale alla fidanzata di turno, dici: no, guarda, è proprio. Cioè, guarda qua, poi la fai vedere quando si accende, ma che se, si illumina. Come ho fatto dei guardi, se queste cose. Ma scherzi, no? Ma che, se volessimo spiegare a chi non ne capisce niente come me, che cos'hai in questa armatura? No, nulla, guarda, perché se va tutto in vacca questa sera, cioè non dico una parola fin tanto che, cioè, okay, non è finita la puntata. Bene, cioè l'ultima canzone, forse, diciamo, okay, come il funzionamento di queste cose qui. Ma allora dai, facci sentire già qualcosa, così poi mi metti in difficoltà, sì, proprio di brutto. Va bene, mettiamo allora la prova dei collegamenti. Mettiamo la prova dei collegamenti che abbiamo testato, cioè, praticamente 30 secondi fa. Quindi vado in postazione. Tu vai in postazione. Okay. Intanto, appunto, ricorda agli amici che se vogliono vedere anche la tua astronave, basta andare su www.radiopnr.it e vedranno Andrea che si sta invisible. Io non so se ti devo chiamare Andrea o invisible. Ti chiamo Andrea, non riesco a chiamarti invisible, dai. Non formalizziamoci, insomma, vedranno appunto tutta la tua astronave e poi potrete rivedere comunque la puntata su YouTube, sul canale di Radio PNR. Io prendo tempo, ma quando tu sei pronto fammi un cenno che io tolgo la base e lascio tutto il tuo spazio. Direi che si può anche tentare. Io non ce li ho gli applausi finti, mi dispiace, ma te lo faccio io. Bello, veramente bello. Questo, adesso raggiungi con calma la tua postazione, non preoccuparti. Eccoti che sei tornato. Ecco. Questo era Fingers, giusto? Esatto, sì. Che è del...
qualche anno? Quest'anno, no. Allora, in questa versione è un remix di quest'anno, di uscito a febbraio. Ok. È il singolo di The Subterranean Sessions, che è il mio ultimo disco. Il pezzo originale in realtà è un pezzo del mio primo disco. Vedi che mi ricordavo però questa cosa, sono attenta. Pezzo del quale avevo anche girato il video. Sì, infatti. Girato il video come regista. Esatto, perché appunto tu sei anche regista. Sì, no, vabbè. No, vabbè. Diciamo le cose come stanno. No, vabbè, no, però in realtà volevo dire se eri preparato. Sei attenta. Se preparati, ti ricordavi ancora. Sì, sì, guarda, comincio ad avere una certa età, quindi ogni tanto dimentico le cose, però ci sono ancora, dai, tengo botta. Tieni botta. Mi ricordavo questa cosa e tra l'altro appunto deve essere stata anche una bella esperienza, no, essere anche regista del tuo video. Sì, 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 sì. Ma... O è più difficile? No, forse. Ma in realtà io, cioè, mi diletto, insomma, così, mi diverto. Cioè, penso che... A un certo punto della tua carriera musicale, quando ti spogli tutta una serie di cose che sono legate a, che so, fare la canzone giusta, sì, il momento giusto, la cosa, l'ufficio stampa, l'etichetta, queste cose che poi a un certo punto te ne freghi totalmente di tutto. Sì. Sei libero? No, ma sì, voglio dire, cioè, anche poi la condizione di essere un musicista indipendente è proprio quella, cioè della libertà di sperimentare, di sbagliare e magari a un certo punto della tua carriera, quando hai accumulato tutta una serie di esperienze, ti metti anche nella condizione di essere in qualche modo fallibile, ecco. Sì, beh, quindi te lo concedi anche, ma sì, no? In qualche modo. Sì, sì, sì. Mentre sì, magari sì, i primi anni si fa un po' più fatica, si teme un po' di più. Ma no? Sì, ma poi anche per il fatto che tu vedi te stesso in un'unica diapositiva, no? Cioè, okay, quindi tu sei un batterista, sei un DJ, sei un produttore, sei quella cosa lì. Io invece a un certo punto mi sono detto, ma boh, proviamoci, insomma. Ho cercato di mettere giù tutte un po' quelle competenze. Perché mi dà l'idea che tu sia anche un po' una persona che si annoia facilmente. Sì, ah, vedi, sì, che t'ho beccato. No. Cioè, dopo un po' dici, ok, no, devo cambiare, devo fare qualcos'altro. Che due palle si può dire. Che due palle si può dire. Forse ho già detto 2 o 3 volte. No, sì, no, mi annoio. Cioè, soprattutto, visto che non mi piace mai particolarmente riascoltarmi le mie cose. Quando poi ascolto le mie cose vecchie, come è successo, come in questo caso qua, cioè, non che la versione originale non mi piacesse, però negli anni aveva poi preso un po' un suo corso, sì, molto legato anche all'attività live, quindi tutta una serie di arrangiamenti per la quale io poi in questa fase più legata al mondo della produzione che non strettamente al mondo della performance, sì, avevo necessità di di darle un'altra forma. Esattamente. Ma perché in fondo è cresciuta anche la canzone negli anni, no? Sì, 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 sì. Si è modificata, si anche è modificata. Lei è cresciuta insieme a te. No, tanto la musica è così, è una materia che in qualche modo è una specie, sì, di blob che si... È vero, che è vero, si mutevole, muove, no? Sì, mutevole, che, mutevole. Che prende diverse forme, ma quello forse è la cosa più bella. Ma penso che forse a te piaccia un po' tutta l'arte, o sbaglio? Sì, in realtà seguo tutto con estrema curiosità. Mm-hmm. Cioè, nel momento in cui mi approccio a un'opera artistica che non è casa mia, sì, come la musica, ho un approccio quasi clinico. Uh-huh. Nel senso che, cioè, studi più che... Sì, no, come posso rappresentarla in termini musicali? Ma questo, cioè, riguarda, bello. Sì, riguarda anche molto anche le persone. Anche, ah, sì? Sì, sì. Cioè, sì, fai, sì, questo lavoro anche quando incontri una persona? No, beh, sì, non così, perché sarebbe veramente, cioè, proprio così da servizi segreti, voglio dire. Però l'idea è che poi
le persone comunque sono delle opere d'arte, voglio dire, quindi tirano sempre dei suggerimenti. Questo nel bene e nel male. Nel bene e nel male, soprattutto nel male a volte, però dal male vengono fuori delle belle cose ogni tanto. Sai che c'hai ragione. Perché? Perché sappiamo tirare fuori il bello anche dalle cose brutte. Sì, assolutamente. Ma tu quando mi hai raccontato di una delle tue esperienze in Russia, abbiamo detto che tu appunto hai lavorato parecchio in Russia, mi hai raccontato anche di un viaggio in treno. No, quello è stato fantastico. Che è stato un po', forse fantoziano. Ma un molto po'. Fantoziano, sì. Molto fuori dalle righe. Sì, no, perché il tour manager aveva sbagliato i biglietti del treno. E già partiamo bene. Ma anche stupido io che non sono stato neanche lì a controllarli, però sai, voglio dire, beh, sulla fiducia, dai, cioè, prendere i biglietti del treno. Poi ultimamente sulla fiducia faccio diverse baccate. Comunque, a parte quello, cioè, quello è un altro discorso. Però c'erano i biglietti sbagliati, ma non di un'ora, non di un treno, ma di un mese. Fantastico. Quindi praticamente erano dei biglietti validi per un treno che era partito un mese prima. Un mese prima, esatto. Ma io, tra l'altro, posso raccontarti dei aneddoti meravigliosi. Io, per esempio, negli anni 90, quando non c'era ancora internet, comunque non eravamo esattamente proprio delle cime, noi andammo a un concerto alla Pelleria di Torino di Ben Harper un mese prima. Cioè, arrivavamo lì, io e altri due o tre disperati, e arrivavamo a Pellerina, che non so se hai presente, Pellerina è un parco enorme a Torino. Ma perché non c'è nessuno? Il problema è che non c'era neanche il palco, quindi non è la prima volta. Beh, però non era neanche semplice all'epoca, voglio dire, adesso è facile. No, internet... beh, adesso, adesso non ti puoi sbagliare. Però il biglietto del treno sbagliato di un mese secco, ma secco proprio. Fantastico. Quindi, quello in realtà era un treno veloce, perché abbiamo fatto, ma visto che il budget non era dei più... interessanti, allora ho detto, ma aereo? Ma no, però ci sono i treni veloci, quelli che da San Pietroburgo a Mosca ti portano in 4 ore e mezza, deve essere quel biglietto lì. Niente, quindi vado a cambiare il biglietto, il biglietto, cioè, per lo stesso treno costava tipo un leasing. Esatto. Allora ho detto, però ci sarebbe, e tra l'altro non c'era neanche posto, però ci sarebbe questo treno qui. Vabbè, vedevo che costava praticamente ancora un po'. Tra l'altro, tu parli russo? No. Ok, quindi già immagino in biglietteria che non sia stato semplicissimo. No, non è semplicissimo, ecco. Anche perché loro non masticano molto l'inglese. Immaginavo. Ma questo anche in aeroporto. Immaginavo. Dire. Assolutamente. Ma questo anche a Parigi comunque, ma è successo. Ma sì, e niente, quindi prendiamo sto biglietto, che era però un treno della speranza, cioè quelli che da San Pietroburgo a Mosca ci metti 12 ore. Mamma mia. Infatti partiamo alle 3 del pomeriggio, arriviamo a mezzanotte fischia. E con un paio di fermate io scendo dal treno e il nulla dico, vabbè, insomma, la madre russa, l'esercito, aiuto, ok, e... torno sul treno. Tra l'altro il manna stava malissimo, infatti fortuna che avevo un po' di tachipirina perché aveva la febbre all'epoca, era ancora per COVID, quindi potevamo parlare di malattie normali, esatto, voglio dire. Come il mio raffreddore, che è un raffreddore normale, ci tengo a dirlo, ho fatto il tampone, sono negativa, no, perché... e allora niente, allora io avevo voglia di un tè anch'io, ma così con la cosa un po' della crocessina, prendo un tè anche per il manna e direttamente ce lo erogano dalla caldaia del treno. Questa cosa hardcore. È meravigliosa. Un po' hardcore. Molto, molto. Bene. Perché, però, insomma, mica tutti possono dire di aver vissuto un'esperienza così. Neanche di aver bevuto un tè del genere. Esatto, immagino. E poi, infatti, vedo che la notizia dei biglietti era divertente. Come dire, infatti, tutte le altre persone si erano portate dietro la schiscetta, voglio dire. Niente. E noi, ma sì, tanto ci sarà sicuramente un servizio. Vuoi che non ci sia? Noi che non ci sia su un treno. Infatti, no.
e ti davano delle merendine che probabilmente, non so, le davano nei gulag, scadute da 25 anni. Ma lascia perdere. Però bello, dai. No, bello, divertente. Vedi, se non si facessero questi lavori, certe esperienze non si farebbero. Invece io non faccio il tuo lavoro, ovviamente, però ti stavo dicendo prima di Parigi, no? Sul discorso dell'inglese, perché io nel lontanissimo, cos'era, 98 credo, sono stata a Parigi, arrivo là con l'aereo da sola, perché vabbè, sai, cose classiche da ragazzina, mollata dal moroso, i miei che mi buttano in aereo, raggiungi le amiche a Parigi, no? Vabbè, arrivo là. Sicuramente bene, invece. Esatto, a parte il fatto che ho fatto il viaggio con una coppietta in viaggio di nozze, che hanno limonato tutto il tempo, non ti dico, vabbè. Arrivo là, dico, vabbè, parlo l'inglese, me la cavo. Non ho trovato uno in aeroporto che parlasse inglese. No, ma non lo fanno apposta. Sì. Tu sai che devi fare apposta a parlare in inglese, anzi, anche con l'italiano, perché se vogliono venderti qualcosa, allora devono fare guarda, il cervello. È stato bruttissimo, sì, eh. Sì. Poi vedi una ragazza da sola che ti dice, per favore, guarda, parli in inglese, ho bisogno di sapere dov'è, cercavo la RER. Il treno, quello lì, niente, un disastro. Poi sento da lontano uno che fa, oh, ma dove cavolo sta Star Air, ragazzi, aiutatemi, devo venire anch'io. Mi sono accodata a questo gruppo italiano, poi è stato brutto. Ma come la prima volta che andai io a Londra, e quindi parliamo veramente di qualche mese fa, prima del Covid, quindi dai. Ricordo la frase di questo mio amico, io volevo andare a Leicester Square e lui l'aveva chiamato Leicester Square. Okay. Allora il tizio nella metro mi dice: allora, se vuoi andare a Leicester Square, devi fermarti qui. Se vuoi andare dove hai detto tu, non so assolutamente. Ah, ma che simpatico! E poi anche lì a ragazzini. E arrivati, cioè, volevamo andare a prendere i bus a Trafalgar Square. Sì. Allora, ma dov'è Trafalgar Square? Allora sentiamo uno che ha detto, ma questo è Trafalgar Square! Allora dice, vabbè, siamo arrivati a... In quel caso ci si salva that's sempre. That's my place. Va bene. Ma al di là della Russia, di cui abbiamo già parlato, quali altri, se non rompo il microfono, quali sono gli altri stati in Europa dove Germania, ti è capitato più spesso di lavorare? Germania. Tra l'altro sono andato diverse volte a Berlino, chiaramente poi devo stare più vicino perché sono proprio... No, ma stai comodo, non preoccuparti. No, tra l'altro sono andato diverse volte in vari contesti, sia a Berlino ma anche a Londra, in Inghilterra, e il Covid si era portato via tutto il tour europeo, tra l'altro dove Belgio molto, e altri posti, però sì, il legame con Berlino è stato abbastanza forte, tra l'altro tra i vari concerti anche DJ set, ma ho anche girato un video a Berlino. Che era il video di Sensation, che era il singolo del mio secondo disco. E tra l'altro fu un'esperienza molto interessante perché fu girato con tutti i ragazzi italiani, quindi amici artisti che vivono a Berlino diversi anni. La cosa interessante era stata visitare dei quartieri fuori mappa, voglio dire, perché per esempio girammo alcune delle scene, a parte location veramente fighe, voglio dire, ma poi a parte comunque Berlino ha un fascino molto cinematico, quindi, sì, vero. Non ci sono mai stata. No, è una città molto evocativa. Insomma, poi voglio dire anche tutti i vari passaggi che ha avuto la storia, e non sono stati passaggi semplici, no. Hanno lasciato comunque tutte delle chiare testimonianze. Intense, esatto, poi, quindi è molto molto intensa, è un'esperienza sempre forte Berlino. E però la cosa interessante era, abbiamo girato delle parti video in questa area di Berlino che si chiama Grippestad. Che in realtà era all'epoca del muro, era una parte ad ovest, ma aveva il degrado tipico, voglio dire, di quella povertà tipica del mondo dell'est, e era la zona di derivazione dei ragazzi della zona di Berlino. Ah. Erano tutti i ragazzi di Grippestad, di quella zona la maggior lì. Parte di Grippestad, che poi appunto
Ma ancora adesso non arriva la metropolitana, ancora adesso arriva la metropolitana, ci arrivano i bus, infatti poi si li ritroverà appunto alla U-Bahn dello Zoo di Berlino, ecco, perché proprio, chiaramente era appunto di approdo quello, più vicino per essere a per Berlino. Per chi era poi di quella zona. Ed è una zona che ha dei mostri architettonici veramente inquietanti. Sì, sì, tutti dei palazzi da no, niente, sono le campane, non farci caso. La beatificazione, esatto. Oggi è così. Questo è eccezionale. E, no, sono tutti dei block, tutti dei mega costruzioni create con tutti dei block singoli. Quindi ho capito. Alienante, molto alienante. Molto, infatti, molto strano. Ma il posto più brutto dove sei stato in Europa? Più brutto, dove ti sei trovato un peggio in assoluto? Dove veramente ti sei detto, ma perché sono qua? Sai che a me piace Rozzano. Non lo so. Ma no, no, io non lo so. Fammi ridere che poi tossisco, non posso ridere. L'acqua. No, ma non lo so. Non ti è mai capitato proprio un posto... Ma no, ci sono stati certi momenti che mi sono detto, no, vabbè. Cioè. Ma io mi ricordo una volta a Glasgow, sì, finì in un ostello dove, cioè, mi ricordo che in ogni seduta, in ogni letto in cui mi andavo a appoggiare, sprofondavo, cioè sai tipo i film, vieni risucchiato nel... Okay. Cioè, era veramente... Però in realtà io amo moltissimo Glasgow, quindi, no, guarda, io poi sono uno che si adatta veramente a tutte le situazioni, sì, molto bene, anche quando ho lavorato in Finlandia. Tanto qui continua la beatificazione, cioè, oggi è giornata di festa, d'altronde. Anche in Finlandia hai lavorato? Sì. Wow. Ho lavorato ad Helsinki, qui parliamo di una quindicina d'anni fa, in un contesto che non era strettamente musicale, okay, era legato alla contemporary art. Avevamo questo progetto con questa... Lo so che sei distratto dalle campane. Sì, lo so. Stavo pensando a dei loop. No, avevo questo progetto con questa media artist brasiliana. Uh-huh. Brasiliana di padre polacco, tipo Caruso Pascoski. Esatto. Sì. Era un progetto concettuale che sposava ritmica e immagini visuali, e c'erano anche parti di danza, quindi una performance. E questo progetto, che come diversi progetti era sovvenzionato dal governo, perché all'epoca, e penso che ci sia ancora, c'è questa struttura sovvenzionata dal governo che si chiama HIAP. Mm-hmm. In realtà è una casa performance per artisti da tutto il mondo, quindi che presentano i progetti, chiaramente, sì, devono essere accettati. Beh, certo, giustamente. E ti danno poi uno spazio performativo di tot metri quadri, con a fianco adiacente uno spazio casino, cioè un loft, sì, dei loft, perché, ed è all'interno di una struttura, una vecchia struttura della Nokia, che la Nokia utilizzava negli anni 60 per fare cablaggi. Quindi c'è questa area industriale enorme che sarebbe abbandonata. Sì, però hanno fatto dentro studi di stazione, radio, ristoranti, insomma c'è tutta una serie di cose, e ti hanno la possibilità di sviluppare dei progetti. Bello. Molto bello. Magari succedesse anche qui. Come no? Come no? Ma io devo spremerti un po', Io gli ospiti li spremo come i limoni. Va bene. Quindi appena finiscono le campane, forse hanno finito. No, non hanno lo scampanino. Però appena finiscono, tanto facciamo così: prima mi dici cos'hai in mente di fare e poi ce lo fai sentire. Ma se hai già in mente qualcosa. Sì. Allora, settimana scorsa è uscito un mio nuovo singolo, sì, che in realtà è un remix di una canzone che si chiama Angel Dust, che non abbiamo mai suonato dal vivo, no, forse abbiamo suonato dal vivo un paio di volte, sicuramente sì, mai in questa nuova versione, e quindi vediamo cosa salta fuori. Ma questa, direi che questo potrebbe essere una cosa. Aspetta, ascoltiamo. Hanno finito le campane?
Io sento soltanto i Van Halen sotto. Beh, loro sì, è la caratteristica del mio programma, abbi pazienza. Il motivo per cui mi bloccano sempre i video in diretta poi su YouTube, perché è uno dei pezzi più riconoscibili al mondo, forse. Bastano tre note. È vagamente iconico. Esatto, bastano tre note, ma d'altronde è Jump on Stage, capisci? Certo. Che questa sigla me la porterò dietro a vita, anche perché prima era semplicemente Jump il programma, poi è diventato Aspettando Jump, adesso è Jump on Stage. E quindi anche i Van Halen ti vorrebbero che tu ti credi, anni di radio rovinata, 11 anni di radio rovinata praticamente. Fantastico. Guarda, io direi che visto che hanno finito le campane, raggiungi la tua postazione. Okay. Intanto ricordo agli amici, adesso farò una piccola diretta su Facebook per chi magari si è dimenticato della puntata e quindi lo andiamo a beccare così su Facebook. E se volete vedere la performance di Andrea Morsero Invisible, potete andare su www.radiopnr.it e mandateci messaggi al 346-58-24-246. Io aspetto un tuo cenno, quando tu sei a posto io ti lascio come sempre carta bianca e taccio.
Andrea Morsero Invisible a Jump on Stage. Aspetta, cos'è successo? Ma io penso che ho alzato i microfoni di qua, non so perché ha fatto questa cosa. Non lo so, c'è qualche strana connessione stasera, perché giuro che ho alzato i microfoni di qua, non so come mai. Aspetta che ti apro il tuo microfono sperando che non faccia di nuovo rumore. No. Sì, perché? Adesso il tuo fa rumore. Questo? Sì. Ok. Forse mi devo mettere in una posizione consona. Adesso ci siamo. Così, tipo Ruggero Orlando da Nuova York. Ok. E gli amici vicini e lontani. Molto composto, qui, mi raccomando. No, Alessandro, ma la cosa, Paternostro. La cosa strana appunto era quella che ho alzato quel microfono lì e ha interagito. Ma l'influenza è allora, beh, è la però stronale. Scusami, cioè prima vi ho sentito le campane. Esatto. Poi c'è cioè, Angel Dust, e quindi voglio dire tutto collegato. Adesso ci sono dei strani riverberi che entrano. Sì. Non so, penso che entrino forse. Aspetta, lo so io. Aspetta. No, lo so io, non ci sono più, guarda. Perché avevo alzato il volume delle casse dello studio, della diretta, per far sentire meglio nella diretta Facebook che stavo facendo, e poi sono un po' pirla e non le ho. Saresti violentemente cazziata dal tuo tecnico, dal esatto. nostro Elia, che oggi non esatto, fare che oggi cose meno piacevoli. Esatto, che ringraziamo comunque per tutto il supporto, Elia, che mi ha sopportata in questi giorni di dubbi amletici. Sì, cambia i cavi però, Elia, cioè cambia i cavi. Porca miseria, non ho dovuto utilizzare i miei cavoli. È vero, avevamo un problema di cavi, non di cavoli però, di cavi. Va bene. Allora, sono le 18:48, abbiamo ancora 10 minuti prima della pausa, come solito, pubblicitaria delle 19, e poi saremo comunque con voi fino alle 19:30. Okay. È arrivato intanto prima un messaggio al 346-58-24-246 e diceva: bella l'astronave, voglio anch'io poterla suonare. Un messaggio anonimo, non lo so, dai lezioni di astronave tu. Beh, allora innanzitutto liberatevi di tutti i danari che pensate di potere. Ok, no, cominciate a impegnare i reni. No, allora io, visto che per il momento è andata bene, quindi poi se non, poi non va in vacca tutto il resto. Allora adesso io, ti puoi esporre. Mi dai. Posso esporre, esatto. No, io in realtà sto utilizzando un controllo che è prettamente un controller da DJ. Uh-huh. Adesso non sto qui a fare dei nomi. Insomma. Sì, no, beh, tanto noi non ne capiamo niente. Esatto. che però mi dà la possibilità, essendo suddiviso, avendo un mixer analogico interno, quindi la possibilità di separare le tracce, uh-huh. quindi chiaramente dare un'equalizzazione ad ogni singola traccia, dà la possibilità di creare effetti come ogni tanto si sente, apro dei delay, dei riverberi o faccio delle azioni tipiche a DJ, quindi che va a far scoprire un po' i bassi o gli alti, queste cose, questi trucchi qua. Il tutto è chiaramente poi connesso insieme a un mini synth, cioè abbiamo il computer che in realtà fa semplicemente da interfaccia visiva, insomma, la cosa. E poi abbiamo un mini synth che è collegato ad un iPad, cui iPad fa da interfaccia al sai che mi hai già persa, sì, vero? Poi abbiamo una drum machine dai quale l'ho riconosciuta poi anch'io, c'è un microfono, quel microfono lì che è un in realtà è un microfono che viene utilizzato prettamente per no, è utilizzato anche per le voci, ma è prettamente un microfono da batteria per i rullanti, esatto. Quindi che ha delle frequenze abbastanza cioè molto forti sui medi, quindi dà un po' una certa risposta anche la voce, e tu l'utilizzo anche molto in registrazione, collegato con degli effetti che abbiamo deciso prima della diretta di non utilizzare degli effetti troppo da cattedrale, per non essere anche blasfemi rispetto alla location che ci ospita. E poi niente, un mixerino qui è tutto il cablato, tutta questa cosa qui in realtà, cioè quando faccio queste cose qui da solo è molto più macchinoso rispetto a quando andiamo in giro in due o tre, perché insomma tutto, cioè mi devo portare tutto quanto io, invece
invece quando siamo in due o tre, ognuno bene o male c'ha le sue un pezzo ciascuno, ed è più semplice, sì. O quantomeno ci si aiuta e non ti devo utilizzare come come boccia. Vabbè, ci mancherebbe, anche perché vabbè, oggi appunto c'era tutto questo sconvolgimento intorno alla radio e non va si bene, poteva raggiungere, quindi ci mancherebbe. Ma quando è che tu ti sei avvicinato proprio a questo mondo, al mondo quindi più prettamente elettronico? Perché la batteria io la vedo molto più analogica, no? Una cosa sì, molto no, più no. Ma sì, poi c'è stato questo switch, no? Questo... sì, allora io sì, tra l'altro io sono un batterista tipicamente rock, cioè di formazione zeppeliniana, voglio dire, quindi è comunque l'impatto sonoro, voglio dire, sì, con un, insomma, uno che picchia, uno che picchia, infatti i miei genitori abitavano, e anche io quando abitavo i miei genitori abitavamo a Vercelli sopra un pub storico, sì, che faceva musica live, sì. E però in realtà non venivano mai chiamati i carabinieri per questioni di rumore, perché le volte che sapevo rumore quando suonavo io, quindi ma dai. No, io in realtà mi avvicino al mondo dell'elettronica in maniera un po' più consapevole, in concomitanza alla mia attività come DJ. Oh, okay. Pur comunque avendo per gran parte svolto la mia attività come DJ con serate prettamente chitarristiche, voglio dire, sì. Poi pian piano in un mio percorso magari meno legato all'aspetto dance floor, ma più legato a, appunto, a delle serate di ascolto, di scambio di quel tipo, sì, lì. Questo mi ha aiutato molto anche a lavorare all'estero, e mi sono sempre più avvicinato alla musica elettronica, e adesso faccio molta difficoltà a scoprire musica rock, devo dire la verità. No, addirittura? Sì, ma io comunque mi reputo un musicista rock, cioè nel senso che comunque poi l'attitudine poi deve essere l'attitudine. Ma infatti, certo. No, però, cioè, quindi non è importante quello che fai, però come ascolto mio mi viene difficile ascoltare della musica rock, forse perché avendolo masticato da quando sei bambino praticamente. Ti ha un po' stufato quasi. Sì, o magari semplicemente si sposta il tuo ascolto magari verso altri... lidi. Sì, anche perché appunto poi vai un po' anche ad ampliare, no? Non è neanche giusto, sì, poi fossilizzarsi, sì, magari. Sì, ti sposti, poi ci sono cose che a me a livello di rock piacciono tantissimo comunque adesso, voglio dire. Ma anche di rock, cioè intendo contemporaneo? Sì, sì. C'è sì, ancora qualcosa di ma rock contemporaneo? Ma io impazzisco per The Idols. Sì. The Idols, cioè, mi fanno impazzire. Sleep for Months, che comunque sono in realtà un progetto elettronico, perché sì, sono un MC, è uno che fa delle basi su computer, però in realtà ha un'attitudine però molto è quella, punk, molto sì, punk. I The Idols hanno un'attitudine molto punk. In Italia mi piacciono molto i Terra Comera, che sono mi mancano un progetto molto strano, blues astrale, una cosa veramente una roba onirica, poco convenzionali, poco sì, convenzionali. E quindi no, in realtà sì, ascolto ancora poi che sono ripartite le campane stasera, così te l'ho detto che è festa. Quindi hai diversi comunque sì, punti di riferimento anche sì, nella musica italiana, non quella mainstream direi, però nel mainstream c'è un po' poco di... No, però voglio dire... Beh, a me per esempio gli italiani mi piacciono questa nouvelle vague di bad girls italiane, tipo Eleanor, Dito nella piaga. Sì. Loro mi piacciono molto. Beh, però stai parlando sempre di non mainstream. No, sono però, un po' più indie, un sì, po' più... Sì, 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 sì. Altrimenti mi piace molto Ainè. Ah sì? Ainè io lo trovo eccezionale, un grandissimo gusto, sì, un giovane bravo. Ma tu come, che rapporto hai con i talent musicali? Cioè li hai mai guardati? Ti piacciono? Vedo una faccia sì, poco no, convinta. Sì, no, li guardo perché la sera sono costretto a guardarli. Oh, giusto così. Giusto così. Ho capito. Però in realtà mi stufano molto, cioè li trovo... Cioè, Beh, allora, nel senso, se parlando di X Factor, sì, voglio beh, dire, principalmente sì. Sì, lo trovo un po' stucchevole nella sua proposta come show. Trovo invece che sia abbastanza interessante da un punto di vista musicale, però come sì, tipo di format lo trovo veramente un po' stanco. Io non so se tu hai seguito negli anni X Factor, ma devo dire che le ultime due edizioni proprio...
noiose, cioè come dicevi come, non tanto come, dal punto di vista musicale, come format lo trovo, ma veramente... come trasmissione televisiva sono diventati infatti noiosissimi. In Inghilterra è chiuso sì, ma credo che sia giunto al termine anche qui, ormai sono 15 anni, voglio dire, dopo un tot è anche giusto forse cambiare, certo. Poi insomma il nativo di Tortona Catalan si rimpiange parecchio alla guida di Fattor, lui da solo riusciva a tenerlo un po' più su. Sì, sì, io guardo, ti ripeto, io lo guardo di veramente... Catalan qui si parla solo bene, ovviamente, sì, perché è di Tortona. No, quindi. No, vabbè, gioca in casa. No, però io, non devo dire la verità, lo seguo molto distrattamente proprio perché mi annoia come tipo di format. Sì. Le cose che sento, ci sono alcune cose che trovo anche piacevoli, voglio dire, però non è quello il punto, cioè trovo... Sì, come dicevamo, come trasmissione televisiva è finita. No, ma io, allora, quello che a me infastidisce un po' della musica è che non è più un fatto musicale. Cioè sì. Deriva sempre da un aspetto televisivo. Sì. E questa secondo me non è in tutto e per tutto, cioè non è che è una cosa nella quale io non mi riconosco. Sì, ecco, voglio dire, tutto lì. Però lo sai che ti accuserebbero di essere vecchio se dici. Sì, sì, no, ma è l'unica cosa per cui mi sento un pochettino vecchio, ecco. Sì. In realtà poi, cioè, poi bella zio, sono uno abbastanza così. Parlavo l'altro giorno. No, l'altro giorno. Lo dico per chi non sta guardando, ha smontato il microfono. No, l'ho alzate, che sono la cosa che è pesante. No, in realtà l'altro giorno parlavo con dei tizi che dicevano: no, ma io non mi piace quando mi dicono, mi salutano, dicono ciao. Sì. Perché uno dice, a una certa età, non so, uno si vuole sentire da lei. Ma meno male che dicono ciao. Ma sì, voglio dire, cioè, io. Cioè io mi deprimo quando mi dicono ma signora, no, ma poi voglio dire, gente che comunque ha a fare con il mondo della musica o mondi vicini, affini, sì, certo. Quindi che sono i mondi di grande informalità. Sì. Voglio dire, cioè a me quando un ragazzino di 18 anni, 20 anni mi dice oh bro, io dico cazzo, figata. Sì, cioè, sì. Se ti dice scusi signore. No, ma veramente, no. Ma mi butto nel Ticino domani mattina. Ma veramente, cioè una cosa che deprime terribilmente. No, 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 no. Però questo aspetto qui, che la musica venga sempre etichettata come un fenomeno musicale, come un fenomeno televisivo, mi infastidisce un po', sì. Sì, guarda, io ti dico, li guardo un po' tutti questi talent, questi programmi, dove si canta, dove c'è musica, li guardo, perché a prescindere c'è musica, quindi mi fa piacere guardarli, però effettivamente hanno comunque fatto il loro corso. Sì, ma poi anche perché adesso c'è poi anche abbastanza una definizione anche poi del personaggio, cioè sì. Quindi o è figo se è strano... O sì. Invece deve essere da altre parti, deve essere invece molto omologato, quindi poi dipende sempre anche un po' dal format. Però cioè, risponde sempre innanzitutto prima a dei dettati di carattere televisivo che non musicale. Assolutamente, e quello forse poi toglie anche un po' il ruolo centrale che dovrebbe avere, esatto. La musica. Ma è infatti quello, prima un grosso parlavamo peccato. Appunto di quando appunto dell'aspetto della radio. Che è stato sì. Anche un po' influenzato da queste qui, da queste telecamere che sono ovunque. Però ti dirò che stasera non inquadrano me, non ho ancora capito perché inquadrano solo te e la tua postazione. Ma no, ma inquadrano te, che secondo me è molto più interessante. No, va bene così, che sono poco presentabile stasera. Già che... Facciamo cambio, vieni tu al mio posto. No, diciamo. No, devi fare tutta la regia tu qua, ti lascio tutto. Ma secondo me te la cavi, Secondo me te la cavi anche ma meglio. Guarda di che me. Ho un passato di radio. Ma dai. Ma sì, ma è molto passato. Ma dai, bello! Molto, molto passato. Quindi... Tanto in un contesto tipo questo, dove ogni tanto sì? Partiamo delle scampanate. Sì. Veri, veri oratorio. Beh, ci sta, sì, ci sì, sta. Sì, sì. Ma è un bel mondo, è un mondo affascinante. Ma quello sì, della radio. Ma poi anche quando ero ragazzino, quando ero proprio bambino, cioè, chiaramente fingevo di essere. Facciamo i concerti, io e mio amico Roberto, facciamo i concerti in camera mia. Ah. Non so, io ero Mick Jagger, lui era Keith Richards, io ero Jimmy Page, lui era... Cioè, ci scambiamo i ruoli. Sì, sì. E facevamo anche le radio, voglio dire. Ma eravamo anche designati di determinati tipi di comicità, che poi è arrivata con Mai Dire Gol, Mai Dire TV2, queste cose qui. Sì, 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 eravamo tutti... Ti parlo veramente di...
Vabbè, ma non stiamo a guardare il capello di qualche annetto fa, non importa specificare. Però, come dicevamo, no, forse anche la radio, legandosi tanto a questo fattore visivo, ha perso un po' di quella che era la sua magia. Certo. Cioè, che era legata semplicemente all'ascolto vero, certo, e proprio, e forse si ascoltava anche con più attenzione. Certo. Ma vedo che sta già per arrivare il nostro blocco pubblicitario, quindi non andate via, rimanete qui. Noi potete giusto andare a fare la pipì. Andiamo a berci un mojito. No, non facciamo in tempo perché sono pochissimi minuti. E poi torniamo qui con Jump on Stage, ma soprattutto con Andrea Morsero. A tra poco. Fiatrack festeggia 30 anni di attività e di riconoscimenti nel settore della logistica. Concessionaria ufficiale Toyota Carrelli Elevatori in strada statale per Genova Tortona commercializza macchine per la movimentazione di merci, piattaforme aeree, scaffalature e attrezzature per le pulizie industriali di marchi leader di mercato. L'azienda tortonese propone un ampio assortimento di macchine usate, un servizio efficiente di riparazione e assistenza multimarca. Fiatrack dal 1991, logistica affidabile. Da oltre 20 anni Eleva 2000 è leader nella vendita, installazione e manutenzione di ascensori, montacarichi e piattaforme elevatrici. Il nostro primo obiettivo è la tua sicurezza. Operiamo in provincia di Alessandria e Pavia con un pronto intervento attivo 24 ore su 24. Siamo a Tortona, in strada statale per Genova 11B. Visita anche il nostro sito eleva2000.it. Dal 2006 Cava International rappresenta una realtà affidabile ed efficiente nel campo delle spedizioni internazionali. Cristiano Cavaliere ed un team giovane e dinamico offrono diversi tipi di servizi, via mare, via terra e via aerea, mettendo sempre al primo posto la protezione delle merci ed il gradimento del cliente. Da settembre 2020 l'azienda genovese è partner ufficiale di HSL Dertona. Cava International, il sorriso soddisfatto di chi riceve la merce. Hai tra i 18 e i 29 anni e sogni di lavorare nel settore del turismo o della ristorazione? L'ODPF Santa Chiara, sedi di Voghera e Stradella, propone per il nuovo anno formativo due percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore gratuiti finanziati dal Fondo Sociale Europeo. Per informazioni e iscrizioni contattaci allo 0383 36 8700. Metti in pratica la tua passione. Hai un'attività commerciale? Vuoi farti conoscere sul tuo territorio? Chiama Radio PNR, la radio della tua città. La radio della tua città. 0131 822518 oppure scrivici a redazione@radiopnr.it. PNR Basket. Ogni martedì dalle 21 tutti gli aggiornamenti sulla Bertram Dertona. Ospiti, approfondimenti e giornalisti nazionali. Con Lara Cervi e Luca Sturla, PNR Basket. Il mondo dei leoni nella tua radio. Nuova Radio Pieve, la vostra radio. Noi siamo la risposta. Ed eccoci qua, siamo tornati, questo è ancora Jump on Stage, io sono Luisella, riconoscetemi nonostante la voce di questa sera non sia la mia solita voce e saremo con voi ancora per una mezz'oretta, qualcosa di meno, perché sono già le 19.05 di questa domenica sera, ma non sono da sola, spero che non vi siate persi l'inizio della puntata, se no guai a voi, ma comunque potrete rivederla su YouTube, sul canale di Radio PNR, ma c'è ancora qui con me Andrea Morsero, Invisible. Allora, visto che non abbiamo tanto tempo, io voglio spremerti ancora un po', vorrei riuscire a farti fare ancora un paio di pezzi almeno. Ok. Che ne dici? Come ti vuoi? No, beh, insomma, sì. Sei tu che hai carta bianca. Vabbè, mi piace questo tuo aspetto democratico di me. No, beh, giusto così, dai, è l'ospite che deve decidere cosa vuole fare, cosa... Sì. Quindi, se io ti dicessi tra poco di fare qualcos'altro, cosa ti viene in mente? Cosa vorresti farci sentire? Allora farei sentire un pezzo dal mio secondo disco. Uh-huh. Si chiama Blood.
Sangue. Ok. Sangue. Halloween è passato da poco, quindi. Beh, quindi sono, meno male. Va bene, rimaniamo su quel tema. Sì, sì. Devo spiegarti il pezzo. Sì, dai. No, no, ma no, in realtà è un in linea generale, no, vabbè, è un ovvio. Pezzo molto identificativo, cioè di Invisible, cioè Invisible è in realtà la musica di Invisible è qualcosa che è molto in oscilla molto tra spirito e materia. Ok. Quindi c'è una componente come dire che forse il pezzo prima di Angel Dust esprime, quindi questa atmosfera se vuoi anche un po' onirica, sì, anche orientaleggiante, fa da contattare invece un'essenza materica, voglio dire, okay, e molto terrena, direi, ecco, terrena, sì, sì, terrena. Sì. Ma quindi anche la scelta di In puntato Visible, come è nato? È nato dal fatto che a me piace un po' giocare con le parole. Mi piaceva il fatto che una divisione all'interno di una parola possa creare appunto dei significati differenti, quindi sì, qualcosa che è invisibile. Proprio giocare con le parole. Esatto. O che può anche essere in divenire, ecco, quindi. E poi tra l'altro arrivò anche come tipo di concept in un momento della mia vita dove io cercavo di smorzare anche alcuni aspetti legati all'ego. Ok. All'egoicità, diciamo, sì, così sostanzialmente. E quindi era un po' anche smorzare alcuni caratteri, o almeno creare una divisione, staccarsi da forse ne avevamo parlato anche quando ci siamo sentiti l'altra volta, di questa vita sopra e sotto un palco, quindi sì, riuscire a uscire da questa cosa che tu quando sei su un palco cerchi di proporre, che non è una cosa strumentale o qualcosa che non t'appartenga, no, ma però è qualche sono cosa, sostanzialmente due mondi, esatto, poi alla fine, esatto. Ed è giusto forse che siano due mondi. Esatto. Mi sono dimenticata di mettere sotto la base, tu fai finta di niente. No, se no la faccio. Infatti è anche facile, dai, da fare. Quindi io direi che se hai voglia di raggiungere la tua posizione, ti faccio fare un po' di chilometri stasera, vedi? Ah beh, cioè guarda, veramente sono ti faccio, no, un po' di squat più che no, altro. No, mi fa bene perché ho avuto un pranzo importante oggi. Ah, insomma, beh, interessante. Vabbè, i compleanni di amici. Beh, allora sì, allora intanto mentre Andrea Morsero Invisible raggiunge la sua postazione, noi ci prepariamo ad ascoltarla e voi continuate a mandare messaggi al 346-58-24-246 oppure fate come fate di solito, mandatemeli in privato, tanto io li leggo lo stesso, non preoccupatevi. Quando sei pronto io... No, ok, prendo ancora un po' di tempo, va bene, non preoccuparti, tanto io essendo logorroica, anche se non ho nulla da dire, riesco ad andare avanti a parlare, mi dicono per un'ora e mezza, e quindi... Che è una cosa prettamente femminile. Lo so, però vedi, ho fatto di necessità virtù, di virtù necessità, ho girato la cosa, ho trovato un impiego per il mio essere logorroica, e quindi, però direi che adesso ti vedo quasi in postazione, quindi forse è il momento... È il momento di tacere. Thank you.
Io resisto, sto zitta fino all'ultimo riverbero di nota. Andrea Morsero Invisible ancora qui con me a Jump on Stage, mentre gli diamo il tempo con calma di raggiungere la sua postazione. È arrivato un altro messaggio al 346 58 24 246, e ti chiedono, per quello che riguarda invece propriamente la musica elettronica, qual è il tuo punto di riferimento? Se ce l'hai, ovviamente. Trent Miller. Trent Miller degli... Io annuisco, ma non sono molto pratica, quindi annuisco, ok? Beh, sì, poi chiaramente, se vuoi, tutti i riferimenti classici, voglio dire, quindi Depeche Mode, voglio okay. dire. Ok, lì ci sono, giuro. Lì ci siamo. No, in realtà quello che poi interessa a me, nel mio percorso musicale, cioè al di là di quelli che possono essere dei caratteri, voglio dire, legati ad un'estetica musicale, sì. Più che altro quello che mi interessa a me è quello di cercare di fare un percorso che si sente da dove arrivo, okay. e possibilmente da dove mi piacerebbe arrivare, okay. quindi cercare di che si percepiscano sia le radici, però anche tutta l'evoluzione, sì, che stai facendo, e quindi nel tuo, non so, quindi cercare di portare quello che è un concetto di blues, però in una chiave più rivolta verso il terzo millennio. Uh-huh. Poi a me piace molto, che so, tutta una frangia di musica elettronica francese che fa prettamente riferimento ad un'etichetta che si chiama Headbanger Records. Uh-huh. Quindi con progetti come Justice piuttosto che Sebastian, voglio dire, o determinate sonorità più vicine, che ne so, al minimalismo musicale, quindi Bonobo. Uh-huh. Piuttosto che ha progetti invece molto sperimentali, già che hanno un percorso iniziale negli anni 90, come Amon Tobin o anche Flying Lotus, ecco. Uh-huh. Che ci sono poi i riferimenti, che ripeto sono riferimenti mentali, ecco. Beh, più certo. che poi si vanno a estrinsecare in quello che faccio io, voglio sì, dire. Sì, sì, però insomma è quello che tu hai prima elaborato dentro di te, che poi ovviamente mischiato esatto. a tutto il resto. Però per esempio, se tu vedi, io per esempio ho una playlist su Spotify che si chiama Influences, ok, a nome mio, voglio Andrea Morsero, sì. Dove in realtà all'interno c'è, che ne so, c'è dentro tutto, ci sono i Duran Duran, sono i Clash, sono i Led Zeppelin,
Zeppelin, c'è John Coltrane, c'è Miles Davis, c'è i master musician Jajuka, c'è Ravi Shankar, c'è l'elettronica, c'è veramente i Beatles. Sì. C'è, è quello il bello, quello, è quello. Cioè, io sono risultato tante cose. Intanto mi è arrivato un altro messaggio, questo è meno tecnico, però chissà qual è il telefono. Ma forse che ogni tanto che volevo innesca. È Just Eat? Hai preso la pizza? No, è arrivato un messaggio da Cinzia che dice: bel bambino il tuo ospite. E io, grazie per io il leggo bambino. Quello che grazie c'è scritto. Grazie per il bambino. Le ho anche chiesto: ma si può leggere in diretta? Mi ha detto: sì, sì, certo, ok. Quindi ambasciatore non porta pena. Grazie, ringrazio Cinzia. La ringrazio anch'io, che da anni è la mia più fedele ascoltatrice, oltre che una mia carissima amica. E poi fa una cosa che dico spesso, ma perché è una cosa che io amo veramente. Spesso mi manda la foto dell'autoradio sintonizzata sul 96.4 di Radio piace PNR. Molto anche a me, sì, e la trovo una cosa vintage, ma veramente sì. No, ma io trovo, emozionante. No, ma io lo trovo, c'è un aspetto molto, cioè, bello, perché io ci sono in quel momento, sì. sono lì per te, insomma, no, mi bello, stai infatti, facendo compagnia, quella è una cosa molto bella. Io intanto anche io lo faccio. Ecco, vedi. Farò anche con te adesso. Bravo, bravo. Prossima domenica. Anzi, tanto vi anticipo, domenica prossima sarà qui il mio ospite, Riccardo La Barbera, che anche lui è già stato mio ospite l'anno scorso in streaming, e però ovviamente anche lui suonerà dal vivo per tutti voi. Siamo veramente ormai arrivati quasi alla fine, sono le 19.18. Come si dice in questi casi, cominciamo a parlare del futuro. Progetti per il futuro. La domanda di chiusura è sempre scomparire. Quella. Scomparire. No, dai. Estinguersi. D'altronde, invisible, no, d'altronde. Beh. No, hai qualcosa sì, in cantiere. No, vabbè, invisible è qualcosa che non si ferma mai, voglio dire. C'è un trattore, voglio dire. E, no, ci sono dei progetti anche legati anche a una ripresa dei live, che comunque, insomma, rimane ancora sempre abbastanza una chimera. E poi voglio dirti anche una cosa: mi piacerebbe tornare a fare delle cose, ma cioè con delle condizioni fighe. Eh sì, cioè, quello è vero. Quello, cioè, è vero. Io quando vedo questi concerti che fanno, che le vie di mezzo non hanno senso. Cioè, no, quest'estate avrei voluto vedere i Negrita, tanto per dire, dal vivo, ma andare a sedermi a guardare il concerto dei Negrita. Ma tu pensi, i Negrita, io mi ricordo, andavo a vedere i Negrita quando erano ancora una cover band. Ah, loro, sì. Io li ho conosciuti poco dopo. No, io li ho conosciuti prima del primo disco, loro erano una cover band, loro facevano pezzi, non so, tipo, ma anche nei primi loro tour facevano una versione molto funk rock di Get Up Stand Up di sì, Bob Marley, ricordo, di Crossroads, di, e facevano, venivano spesso suonare dalle mie parti, io appunto sono di Vercelli, venivano suonare spesso dalle mie parti come cover band. Erano molto bravi, molto bravi. Sì, e sì. Poi ho seguito i primi anni, poi. Vabbè. E negli ultimi anni diciamo che hanno cambiato parecchio. Sì, però comunque secondo me hanno sempre comunque una bella, sì, sì, una bella sì, pasta. Però bella negli pasta, anni 90 erano un'altra cosa. Come tutto, insomma, io vabbè sono una nostalgica degli anni 90. Sì. Quindi dicevi appunto ci sono sì, queste cose. Sì, comunque poi ci stanno sicuramente delle nuove uscite, sia a nome mio come Invisible, sia, uh-huh, come producer. Ricordiamo, scusa, quando il progetto Invisible coinvolge anche, giusto, due musicisti? Allora, in live, nel live siamo in tre. Ok. Proprio la Nina, la Pinta e la Santa Maria. Cioè, ci sono io che faccio queste cose qua. Ok. Poi c'è Gianluca Manini, che è questo producer bolognese che mi segue dal secondo disco, dal live del secondo disco, quindi okay, ormai sono già 4-5 anni che lavora con sì, me, producer e tastierista molto molto bravo, mm-hmm. Daniele Catalucci, detto anche Igor Catalucchi. Sono in Russia, sentivi, abbiamo finito di sentire Katalochke, tu pezzo di quindi evidentemente magari voleva dire quello, quindi, però Katalochke, cosa così. Chissà cosa voleva dire per loro. Esatto, che in realtà mi segue dall'inizio, dal primo tour, ed è appunto secondo me uno dei migliori bassisti italiani, proprio l'ho detto fuori dai denti, sì. E poi posso citare almeno un paio di miei, visto che Invisible non è soltanto io di fatto, cioè di fatto sì, però comunque ho dei collaboratori, con diverse collaborazioni. Vorrei citare così anche Eleonora Roaro, che sì, è una visual artist molto brava, che mi sta aiutando in alcune produzioni prettamente video, sì.
che non riguardano anche soltanto Invisible, ma che riguardano un progetto che si chiama Polar. Ah, ecco, che è, una, è un side project di Invisible, che mi vede me coinvolto insieme a William Novati, che era stato direttore artistico e fonico anche di Spazio Musica Pavia. Ah, ok, certo. E abbiamo messo insieme un po' di pezzi e poi ho tutta una serie di fotografi creativi che vorrei citarne artisti, attori che meno male mi accompagnano pochi anni in questi anni. Uno si chiama Simone Fratti, che è stato il regista di People Strange, e anche il regista di Can't Get You Out of My Head, che adesso vi farò sentire, che è la mia cover di Kylie Minogue. E poi Maria Elena Masetti Zanini, che è una regista, attrice bresciana, ma che vive anni a Roma e che collaboriamo tanti anni su un progetto che si chiama Blood, che è una è una via di mezzo tra la drammaturgia e la musica. Ma che bello. E niente, insomma, siamo una famiglia. Ma bello così, no, ma bello, ma poi ti giuro, io queste commistioni di arte le adoro. Ma cioè la musica, l'arte, il teatro, la pittura, quando si intrecciano così è una cosa stupenda, secondo me. Anche perché dal mio punto di vista poi il fuoco è il medesimo, solo che viene espresso da qualcuno con uno strumento, dall'altro col pennello in un quadro. Certo. Ma il fuoco alla fine è quello. Esatto. Anche se io sono una pippa in tutto, non so suonare, non so dipingere. Ma cosa vuol dire? Io faccio comunicare, ecco, no, io faccio è comunicare. Senti, ti chiedo una cosa tecnica, giusto per organizzarci noi. L'ultimo pezzo quanto dura? Così sappiamo. Perché volevo fartelo fare a mo' di sigla. 4 minuti e mezzo. Perfetto, allora quando siamo ai 25 ti dirò di... Perché siamo già alle 19:23, 24 in questo momento. Possiamo anche far che farlo così poi... Dici, no, ma intanto guarda, non preoccupare. Mi è arrivato di nuovo un altro messaggio da Cinzia. Io le manderei un bacio, fossi in te, perché mi ha detto, quando parlavo del prossimo ospite, mi ha detto io avrei preferito di nuovo lui. niente, c'è stato questo colpo di fulmine, Cinzia. Niente, guarda, io veramente intanto volevo, ecco, questo era per te Cinzia, non so se hai notato, ecco, poi le amiche si ringraziano, mi offri da bere. Dicevo, io intanto volevo veramente ringraziarti ancora per questa bella chiacchierata e per aver... Ma poi ci divertiamo sempre a te. Sì, ma infatti, ma a me piace che sia così, che l'ospite si senta a casa sua e che si diverta. Sì, infatti sono talmente a casa mia che tra un po' mi catapulto dietro stasera, che ci ho già provato 2 o 3 volte. E ti ringrazio anche di aver portato qua la tua bellissima astronave, così finalmente l'hai potuta utilizzare dal vivo, visto che appunto nella scorsa nostra chiacchierata con i potenti mezzi dello streaming non sarebbe stato possibile, sarebbe stato veramente terrificante. Esatto. E ti invito quando vorrai a tornare qua a Jump on Stage. Quando vuoi te, guarda. E se ci sono novità, mi raccomando, tienici informati. Assolutamente, assolutamente. E allora guarda, mentre tu raggiungi, se vuoi fare dei saluti, vuoi dire qualcosa. Ma no, queste cose qui sono... Cioè, parla adesso o taci per sempre. Guarda, taccio per sempre, guarda, chiudiamola qui. Grazie davvero, Andrea. Grazie a voi. Grazie. Mentre dicevo, Andrea raggiunge la sua postazione, Andrea Morsero, Invisible, che è stato mio ospite, ringrazia Cinzia intanto per il bacio. E dicevo, mentre Andrea raggiunge la sua postazione, io volevo ricordarvi, come al solito, domenica prossima l'appuntamento con Jump on Stage, sempre dalle 18 alle 19:30. Io spero anche di avere una voce un pochino più in forma domenica prossima e di fare un po' meno fatica, perché penso che non parlerò più per il resto della serata, perché la voce sta arrivando veramente al limite. Comunque vi dicevo, appunto, non perdetevi anche la prossima puntata, ospite in studio Riccardo La Barbera, jazzista pazzesco, quindi secondo me sarà un'altra puntata molto interessante, vedrete e sentirete cose strane. E se non l'avete ancora fatto, andate su Facebook, cercate Jump on Stage, mettete il mi piace alla pagina, così sarete sempre informati su quelli che saranno i miei prossimi ospiti. Detto questo, io vi lascio alla mia sigla personale di questa sera, quindi vi lascio ad Andrea Morsero, Invisible. We'll be right back.
Just can't get you out of my head.